Tribunale di Spoleto, come giudica l'intera... Lo riteniamo un altro momento. Come giudica l'intera vicenda che ha portato prima al commissariamento e poi alla vendita di quello che era l'ultimo istituto di credito umbro? Allora, la vicenda della Banca Popolare rappresenta che quello che succede quando le istituzioni smettono di fare le istituzioni. E vi spiego. Vedendo che la situazione era si stava trascinando in modo piuttosto pesante, negativo, perché vedevamo che le cose non funzionavano, vedevamo che i bilanci erano sempre più in rosso, e questo in tempi non sospetti, non adesso, che addirittura dobbiamo prendere atto di un baratro nel bilancio, per cui quasi quasi bisogna anche ringraziare Gesù che ci ha mandato qualcuno che ci ha messo i soldi e l'ha salvata, perché sennò tutti i dipendenti sarebbero andati a casa se non avessimo avuto un intervento come questo. Bisogna avere il coraggio di dirle queste cose. Dicevo, abbiamo cercato inutilmente di coinvolgere il Consiglio Comunale per 3 volte. Abbiamo depositato 3 proposte di mozione, nelle quali mozioni chiedevamo l'intervento del sindaco affinché facesse sentire forte silenzio. La voce della città in difesa di un'istituzione come quella della Banca Popolare. Bene, le nostre mozioni ancora sono state messe sotto le altre, stanno ancora aspettando di essere discusse, perché non si è mai voluto parlare di consiglio di banca dentro il Consiglio Comunale di Spoleto, perché ci si aveva sempre la paura di andare a disturbare qualche conducente. Noi quella paura non ce l'abbiamo mai avuta, però bisogna riconoscere che le istituzioni non ci hanno mai dato la mano che serviva. Io su questo sarò molto schietto e chiaro. In queste settimane si è tenuto un atteggiamento come se in città ci fosse stata una parte politica che è titolare di una superiorità morale. Io questa superiorità morale non la riconosco soprattutto a chi ha condiviso per anni e anni la gestione della Banca Popolare di Spoleto, che non lo è più, perché oggi non è più Banca Popolare di Spoleto, non è più Banca Popolare di Spoleto, e non accetto lezioni, non le istituzioni, di chi è andato a braccetto per anni e anni e poi lo fa. E allora andatela a dire agli artigiani, alle giovani coppie, a chi si rivolge a quell'istituto, che ha visto un gruppo dirigente unitario condividere le scelte di quella banca. E tu ne sei ricordato. Allora, quando a proposito delle presunte connivenze del sottoscritto, quando il sottoscritto, che faceva il presidente della controllante, è venuto a conoscenza di presunte irregolarità nella conduzione della banca, ha immediatamente convocato il consiglio d'amministrazione della controllante, ha fatto gli atti che doveva fare per legge, cioè ha fatto le dovute rimostranze all'interno del consiglio d'amministrazione della controllante, ha scritto al collegio sindacale della controllante affinché controllasse effettivamente come erano le cose. Quando ha visto che c'erano gli estremi per una denuncia, lo ha fatto, si è rivolto a... E semmai c'è stata una connivenza, c'è stata sempre con voi che avete fatto, la banca a te e il comune a me. Allora, io sarò chiaro, perché in queste settimane si è cercato di intimidire con il ricorso alla querela a chiunque lo volesse mettere a disposizione l'ufficio legale del partito a livello regionale. Perché lo dico chiaramente, che io non ho mai preso 88.000 euro per fare il presidente della credito del servizio. E accorgersi soltanto perché vorrei leggere quello che si diceva fino all'ultimo giorno, per poi arrivare alla scadenza dei mandati, e nel momento in cui si rinnovavano i mandati si è rotta l'unità di un gruppo dirigente. Io dico che oggi la banca... Io dico che la banca oggi non è più una banca spoletina, e c'è stato un gruppo dirigente che in maniera unitaria per tanti anni l'ha condotta e qualcuno ne faceva parte, e quel qualcuno non ha la superiorità morale rispetto ad altri che facevano altre battaglie. Si
siccome il candidato Rossi ha tirato fuori un dato tra virgolette personale, comunque economico, il professor Cardarelli, se vuole l'indennità, sì, ok, che è un dato pubblico, però se vuole confermarlo Cardarelli, sì, lo ritiro. Quando mi sono insediato, il presidente che mi ha preceduto aveva un'indennità di carica come presidente di 50.000 euro l'anno lordi. Il sottoscritto se l'è abbassata a 40.000 euro.